fresca, cremosa e saporita. Esiste un modo migliore per terminare un pasto in estate? Con questa crema al limoncello si fa sempre un figurone e poi farla a casa è facilissimo. Sai che limoncello che viene? È importante utilizzare dei bei limoni freschi non trattati. Io sto utilizzando dei limoni che ho appena raccolto qui nel mio giardino. Dobbiamo ricavare tutta la loro scorza, mi raccomando però a non prendere la parte bianca perché potrebbe risultare amara. Mamma mia, che profumo! Prendi un vasetto di vetro con la chiusura ermetica, versaci dentro l'alcol e le scorze di limone. Io sto utilizzando due barattoli da 250 ml di capienza l'uno. Aggiungo anche mezzo baccello di vaniglia in ogni barattolo. Ecco, i nostri barattoli sono pronti e noi ci rivediamo tra un mese. Intanto conservali in un luogo fresco e asciutto. Mi raccomando, ricordati una o due volte al giorno di andarli a scuotere un po'. Rieccoci, ci è voluta un po' di pazienza, ma adesso non vedo l'ora di assaggiarlo. Filtra l'alcol, come vedi, ha acquisito un bel colore giallo. Mi raccomando, non buttare queste bucce, ti basterà farle essiccare in forno e poi frullarle. Verrà una polvere perfetta per i tuoi dolci. In alternativa, io preparerò una bevanda fresca perfetta per l'estate, ma per questo ci faccio un altro video a parte. Adesso versa la panna, il latte e lo zucchero all'interno di una pentola e porta sul fuoco. Arrivata a bollore, spegni e lascia raffreddare completamente. Una volta ben freddo, mescola i due composti e versiamo nelle bottiglie. Con questa dose sono riuscita a riempirne 3 da mezzo litro. Adesso via in freezer per circa 20 giorni e la tua crema di limoncello sarà pronta per essere gustata. Come hai visto, il procedimento è simile a quello del limoncello, con la differenza che qui ho aggiunto latte e panna per ottenere una crema più densa. Tra l'altro è anche l'ideale da regalare a amici o a parenti. Dopo tutto questo tempo, ora voglio assaggiarlo. Buonissimo, è super cremoso, il gusto è più rotondo rispetto al limoncello classico, io lo preferisco. È anche più goloso, ovviamente. Guarda com'è cremosa e densa. E tu l'hai mai provato? Scrivimelo qui sotto. Ciao!